Il bagno Pietrasanta, tra tutte le imprese e i servizi comunali amministrati dalla Pietrasanta Sviluppo, è stata la sede per la prima uscita pubblica del nuovo amministratore Pietro Bertagna, che si è concesso ai giornalisti per una prima conferenza stampa che ha voluto cominciare ringraziando l'operato della precedente amministrazione. Ma innanzitutto, cioè, sono contento, è un onore, ringrazio tante persone, il gruppo Lega di zona, ringrazio il sindaco che diciamo, mi ha dato questa opportunità e devo dire ringrazio anche l'amministratore precedente perché oggettivamente cioè, la società si trova in una buonissima situazione, ecco, a parte un po' le situazioni di questo ultimo periodo. Poi si è passati a parlare della decisione di aprire a più nuclei familiari per l'accesso allo stabilimento balneare che conta diverse centinaia di punti ombra tra tende e ombrelloni. Ma più che altro abbiamo specificato meglio perché inizialmente onestamente non si capiva bene un po' come gestire la situazione. Il precedente amministratore ha ritenuto come dire, di far prendere la decisione a chi subentrava e abbiamo preso la decisione di aprire a più nuclei familiari tenendo conto però insomma, di rispettare tutte le distanze, tutte le normative di legge. E abbiamo anche preparato un modulo di scarico di responsabilità, eccetera, eccetera, che va compilato e firmato, diciamo, al momento della stipula del contratto. Successivamente un breve commento della situazione balneare che anche il bagno Pietrasanta deve affrontare come tanti altri stabilimenti della zona e del litorale della Versilia. Ma direi che la stagione è in salita un po' per tutti gli stabilimenti balneari, non solamente per il bagno Pietrasanta. Ci tengo a specificare che il bagno Pietrasanta abbiamo circa 280 punti ombra, quindi sono praticamente due concessioni e mezzo enorme, ben strutturato, ben organizzato, c'è personale che lavora benissimo tutto il giorno, è un bagno accogliente, dispone di un ottimo bar-ristorante. Un commento poi all'assetto della società Pietrasanta Sviluppo e alla sua conduzione nei diversi comparti, tra cui la mensa scolastica e i cosiddetti vigilini. Da quello che ho potuto vedere, diciamo, la Pietrasanta Sviluppo è ben amministrata, funziona la parte, diciamo, stabilimento balneare, mense, vigilini, scassettamenti, affissioni, funziona. Cioè, la parte un po' più strategica è quella lì, insomma, Pio Campana, ex macelli comunali, insomma, di vedere di valorizzare al massimo i beni che il comune ci ha conferito a suo tempo. Tra le prime problematiche che Bertagna adesso dovrà affrontare c'è il caso della residenza sociosanitaria del Pio Istituto Campana. Sul Pio Campana, in particolar modo, abbiamo un incontro col sindaco e con gli uffici tecnici giovedì della prossima settimana per approfondire la situazione. Ho avuto modo già di, insomma, un po' di verificare la situazione. Diciamo che ci sono dei problemini tecnici sopra, però, diciamo, tra virgolette, la bella cosa è che sono tutte problematiche all'interno del comune. Intanto la spiaggia rimane un punto importante dell'amministrazione della società, che non può certamente permettersi troppo deficit da scaricare sull'amministrazione comunale.